Quando si parla di franchising si tende sempre a generalizzare. Nell'immaginario collettivo franchising è un concetto fumoso, uno di quelli che pensiamo di avere chiari in testa finché non ci troviamo davvero ad averci a che fare. Un'idea legata in qualche modo al concetto di rete. Spesso ne parliamo facendo riferimento a tutti quei brand che si espandono su un territorio. Insomma, se hai più di un negozio, sei un franchising. Eppure non è sempre così, alcuni marchi preferiscono mantenere la titolarità di ogni singolo punto, indipendentemente da dove questi siano posizionati, centralizzando di fatto tutta la gestione e chiudendo le porte a qualunque tipo di affiliato. È il caso ad esempio di Kiko, di GameSpot, di Tiger, tanto per citarne alcuni. Ecco allora che rete non è sempre sinonimo di franchising. Del resto esistono tantissime reti di successo che decidono di tenere tutto per sé il loro know-how, gestendo tutto direttamente, ma di questo ne abbiamo già parlato. Quando invece si decide di aprire le porte anche ad altri imprenditori e di decentrare quindi lo sviluppo del proprio brand, ci sono due modi che si possono utilizzare, due metodi che però vengono spesso confusi tra loro: il franchising ed il licensing. Un licensing è un contratto con il quale un'azienda concede ai propri licenziatari l'uso del marchio, delle direttive per questo utilizzo e qualche impostazione di base insieme a vincoli e indicazioni. Attenzione però, ho detto licenziatari, non si parla di affiliati. E a dire il vero non è neanche detto che ci sia un business da legare a questo contratto. Licensing, ad esempio, è anche l'accordo con cui il marchio X autorizza dei produttori terzi a creare dei portachiavi con il suo logo, rispettando sempre e comunque determinate direttive. Tornando però a parlare di impresa, del resto è questo di cui ci occupiamo, è importante capire che nel licensing l'accento è spostato sulla comunicazione, sul marchio, lasciando ai licenziatari una grandissima possibilità di manovra e movimento nella gestione della propria attività. Ecco perché è un'impostazione che, nel tipo di impresa di cui ci occupiamo, non si usa quasi mai. Il franchising invece, e chi mi segue ormai ce l'avrà ben chiaro, trova la sua essenza nella trasmissione di un know-how. Il brand è comunque un aspetto fondamentale, ma diventa di vitale importanza, oltre che legalmente indispensabile, la trasmissione di un vero e proprio saper fare, che è così importante da essere definito come sostanziale, segreto ed individuato, e anche per questo quindi raccolto all'interno di un manuale operativo. E perché è importante avere chiara questa differenza? Beh, perché molto spesso in effetti non è chiara neanche ai franchisor, o almeno a quelli che pensano di esserlo. Quando un imprenditore si lancia nel mondo del franchising, non è raro che si improvvisi del tutto, toppando puntualmente qualche impostazione fondamentale e creando una sottospecie di franchising, che ovviamente franchising non è e che si avvicina piuttosto a una specie di licensing. Con questo non voglio dire che un licensing non possa essere uno strumento utile alla diffusione di un brand, ma di fatto che è un'impostazione che tutela molto di più il marchio a totale discapito delle impostazioni del format e di conseguenza dell'intero know-how. Ecco allora che se stai lanciando una nuova rete, una rete basata su un'attività concreta, dove il know-how acquisisce necessariamente tutta l'importanza del caso, sviluppare un contratto di simil licensing può creare danni non poco rilevanti. Lo scenario più classico è quello dell'imprenditore che mi bussa alla porta dopo aver firmato già due o tre contratti con i suoi affiliati, che poi affiliati non sono, e che si è reso conto che qualcosa non torna perché uno di questi fantomatici affiliati è totalmente fuori controllo. Il problema è che spesso recuperare queste situazioni è decisamente difficile, costoso e non sempre possibile. Se hai firmato un contratto, qualunque natura questo abbia, il contratto resta valido anche se poi ti accorgi degli errori che hai fatto, e questo vale per qualunque tipo di contratto. E come si evita di cadere in questo errore? Beh, semplicemente evitando di firmare qualunque cosa non sia effettivamente un contratto di franchising ben strutturato. L'ho detto tante volte e lo ripeto, un buon contratto di franchising è come un'assicurazione. Se tutto va bene, si firma, lo mettiamo nel cassetto e va nel dimenticatoio. Ma se poi qualcosa non va, allora dovremo tirare fuori quel contratto perché sarà lui a dover tutelare noi e l'intera rete. Se poi il contratto che avete in mano lascia libero sfogo all'interpretazione o consente magari modifiche sulle impostazioni e sul know-how, state pur certi che i problemi arriveranno e come, perché si sa, è l'occasione a fare l'uomo ladro.